Boni? Cap, allora, ti ricordi Giuse, Aaron, quei due ragazzi lì? Allora, mi ricordo che Aaron era quello che tipo ha fatto il provino e si è messo a piangere. Giuse, invece, è l'altro convinto che vabbè, voleva entrare nel team, ha fatto un provino che faceva schifo. Vabbè. Ho fatto una cosa che ti spaventerà un pochino. Ho organizzato una sfida tra loro due, adesso. Cioè, te sei entrato nella mia lobby per dirmi che hai organizzato una sfida senza il mio permesso? Eh certo. Con Giuse e Aaron. Tra i due migliori giocatori in Italia. I due migliori giocatori d'Italia. Esatto, sono fortissimi, hai visto. Va bene, non perché dico niente. Aaron dico niente. Allora, aspetta un attimo. Aaron, cos'è che ha fatto? Aaron mi ha detto che vuole clappare Giuse 10-0 davanti a tutti noi. 10-0? Eh sì. Va bene. E Giuse, logicamente, va bene. E Giuse ha accettato, dice, certo. Manco per idea. Ma Giuse, no, io ci avevo litigato con Giuse. No, no, è un problema. Boni, è un problema questo. Boni, è un problema sfida, questo. Va bene, dai, sono curioso. Spero che Giuse non mi infami troppo, sono curioso. Invitali, non lo so, fai qualcosa, fai giocare. Non sto più della pelle, Boni. Oh, bella raga, bella Aaron, bella Giuse. Bella, mi sentite? Prova. Allora, aspetta un attimo, non ho capito. Chi è che ha lanciato la sfida a chi? È Aaron che l'ha lanciata a me. Quindi, voi due volete sfidarvi? Sì, ma sappiamo tutti che è sotto. Cioè, anche lui sa che sotto perderà. Giuseppe, ne sei così convinto? Sono convintissimo. Ne sei così convinto? Va bene. Te, Aaron, invece, che cos'hai da dire in tua difesa? Giuseppe, credo che ti chiami Giuseppe, visto che il tuo nome è Giuse. In mia difesa, da dire che sei un pippone. Secondo me sei veramente un pippone. Un pippone. Dal provino con Vizzo, poi hai fatto due kill. No, non gli hai nemmeno sparato. Non gli hai nemmeno sparato. Vabbè, me la cava. Ma vergogna. Oddio. Aaron, allora, per favore, vacci piano. Quando ti dici qualcosa su una persona che magari può essere anche più forte di te, vacci piano, per favore. Ma che è più forte di me? Non puoi dire queste cose. Ma dai, regà, ma l'avete visto? È un bot. Cap. Zitti tutti. Adesso si fa la sfida, regà. Comunque, Cap, non ti ricordi quando Giuse aveva detto che te e il tuo team eravate scarsi, entrambi, il tuo team faceva schifo. Vabbè, dai. Ah, è vero che Giuse ha consultato il team. Sì, dai. Ma vabbè, Giuse ascolta, capisco la situazione, capisco che te volevi entrare nel team, insomma, capisco tutto, perciò ti perdono. Detto questo, ragazzi, vi ricordo una cosa, prima di iniziare un bel like. Non dimenticate di passare al canale di Boni, che si trova qua sotto in descrizione, per non perdere appunto tutti i prossimi provini per il team Blaze, ma tutte le cose. Boni è uno di quelli che appunto vi aiuta a scegliere le persone per il team Blaze. Detto questo, ragazzi, come al solito, non dimenticate inoltre negozi, oggetti, in basso a destra, supporta creatori, codice cap per altre sfide del genere. E infine, ragazzi, Instagram, CaptainZero, detto questo, let's go! Cap, una cosa, finora ti ho portato solamente player che se la tiravano, che si credevano fortissimi, ma allora, niente Boni, di sostanzioso. Ti dico la verità, è vero. Però tu non mi conosci fino in fondo, non sai che io ti posso portare veramente i pro player che potrebbero entrare. Quindi nei prossimi video ci cercherò dei player che sono all'altezza del team Blaze, va bene? Va bene, sono proprio curioso, Boni. Siamo sul campo di battaglia, raga. Giuse contro Aaron. Oh mio Dio, non vedo l'ora. Allora, innanzitutto, prima cosa, quanti round volete fare, raga? 5 ping pong. 5 ping pong. Cosa vuol dire 5 ping pong? Quanti round vuoi fare? Se si arriva a 4-4 si arriva a 6. No, facciamo 5 spaccati, basta. Avrete 5 round a disposizione per dimostrare chi di voi è il più forte. La sfida si giocherà con Scar Oro, Spas Oro, Scudini e Mitraglietta Blu. Quindi, raga, direi armi sufficienti per dimostrare chi di voi è più forte. Aaron giocherà da controller, mentre Giuse sarà da PC, mouse e tastiera. Pronti per iniziare la sfida, raga? Tutto pronto? A destra comunque, raga, c'è il punteggio, quindi mi raccomando, per capire quanto stanno basta guardare il punteggio a destra. 3, 2, 1, che la sfida abbia inizio, raga. Mi muto così almeno non vi do fastidio. Let's go. Oh mio Dio, attenzione, raga. Aaron resta in basso mentre Giuse prende l'altezza. Oh cavolo, ok. Guardalo raga, questo bot come sale. Raga, se la stanno giocando veramente bene. Comunque, a parte gli scherzi, attenzione, raga, ma sono dei fenomeni. Adesso fenomeni, vabbè, niente di che. Però insomma, attenzione Aaron. Attenzione Aaron, raga. Giuse è sicuramente più vita di Aaron in questo momento. Anche se, non lo so, raga, perché gli ha fatto molto danno. Comunque sì, non lo so. Secondo me in questo momento Aaron ha più vita. Comunque sì, Negra, non c'è lui. L'ha missato, non raga, non l'ha preso. Non ci credo. Non ci posso credere. Vinciamo la prima sfida. Primo round vinto da Aaron. Giuse, che ne pensi di questa vittoria? Meritata, non meritata? No, è un bot. L'ho arato punto. Dai, pia il pesce. Ancora. Poi boh, io stavo toccando il mousepad e mi è arrivata una piccola scossa. Sì, dai, che... Ma va. Cos'è che è successo?
Allora, stavo toccando il mousepad, che no? Hai fatto, sì, che hai fatto tipo di gomma, no? Ok, adesso mi spieghi come ho fatto ad arrivarti la scossa. Ma se no lo scopriremo mai, andiamo avanti, round numero 2. Prima innanzitutto, chi sarà il primo a prendere l'altezza, raga? Dovrebbe essere Giuse, anche se invece no, anche se invece no, Aaron ha preso l'altezza prima di Giuse, attenzione, incredibile. Dai, 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 cosa ridi, bot? A fine 1v1. No, già si insultano. Oddio, ancora Giuse, il mio gatto, bro. Suo ancora gatto, mio gatto, certo, che mi certo, passa davanti. Certo, raga, certo. Oh, quanto l'ha rischiata Giuse, raga. Voleva tirargli un colpo in testa, però purtroppo non ha dato segno. Mentre questo sì, invece, let's go. Ti devi levare, mamma mia, basta. Guarda come ti ara. Tu poi quanti anni hai, Giuse? Mamma mia, avrei 3 anni, brutto bimbo. Ha la tua stessa età. Brutta coscia di prosciutto volante. Oh, Giuse, attenzione, raga, hai fondato. Incredibile, questo col pad ancora poca mira, raga, perché veramente poco che gioca. No! Tutto carico! È tutto scarico, Giuseppe! Il secondo round lo vince Giuse. Vabbè, K, hai visto adesso che non mi è arrivata la scossa, ho vinto, no? Certo, adesso non ti è arrivato, giustamente, no? Certo, certo, adesso non mi è arrivato. Allora, gli è passato davanti il gatto, giusto? È morto. Avete detto perché mia mamma è iniziata a venire in camera perché ho urlato. Terzo round, raga, siamo uno pari. Attenzione, 3, 2, 1, let's go, vai. Oh, attenzione, Aaron, gli togli già subito 100. Dai, stai zitto, va. Dai, vai a prendere le patate nel grano. Cosa? Ma tu vai a raccogliere, vai a raccogliere i pomodori nel campo di tuo nonno, dai. Ma stai zitto, dai, ciccio. Che stai dicendo? Che non sai giocare, perché tu vai in high, spammi. Quella è la tua vita, una vita di me. Giuse! No, Aaron. Mannaggia lui, raga, peccato che non mi senta perché gli sta dicendo di tutti i colori, povero Giuse. Non ha fatto niente, lo sta insultando a caso. Non ce la fai, vedi? Guarda, lo sta insultando a caso. No, comunque lì niente ci stava, No, Giuse. No, Giuse, 21 di vita, raga, attenzione. Quanto la sta rischiando? Ma perché non sfrutta le opportunità, Giuse? Mannaggia lui. Avrebbe un sacco di volte in cui può sparargli, raga, può tirare quella cavolo di che gli fa 100 di danno, ma non lo fa. Dai, Giuse, che ti. Raga, questa volta sto tifando su Giuse. Io tifo chi spetta. In questo caso sto aspettando Giuse, quindi tifo Giuse. Però, raga, tra un e l'altro non saprei veramente chi è più forte, vi giuro, non ne ho proprio la più pallida idea. Sono simili. Vieni qua. Cioè, non sono fortissimi entrambi, però non sono nemmeno scarsi entrambi, qua. Raga, come hanno dimostrato nel provino. Per me non mi carica le armi, raga. No. Ma che sta dicendo? Ma dai, raga, quante scuse si inventarono. Mannaggia lui, quanto fatto grande Giuse. Povero Aaron. Oh, carico! Nuova vittoria di Giuse, attenzione. Ma mio gatto. Mi sono allenato. Sempre, si sempre vede, il si gatto, vede, ovviamente. Sempre il gatto. Ma sì, il cane. Vedremo quali saranno le prossime scuse. Let's go. Prossimo round, raga. Attenzione: 3 per Giuse e 1 per Aaron. Raga, Giuse è molto, molto, molto vicino alla vittoria. Perché gli ne mancano solo 2. Aaron, sei attenzione, morto! Aaron, raga. Attenzione, no, raga, posso Giuse, dire una cosa? Ma ti sei incastrato? Posso dire una cosa? Puoi dire una cosa? Cioè, mi ha lagato. Allora, io ho visto che ti sei fermato. O ti sei incastrato dentro la costruzione. No, allora, mi ha laggato perché ci stanno i tecnici di Sky di là, no? Ah, sì, certo. E io mi chiamo Bonaventura. Esatto. Vabbè, te sei quello del gatto che ti passa davanti ogni secondo che giochi, quindi anche te. Dai, tu capo. Andiamo avanti, andiamo avanti. Dai, vai, su, vai. 3, 2, 1, let's go. Oh, Aaron, attenzione, mamma tre mia. Pari, ti denuncio perché mi hai discriminato, ti denuncio. Ti denuncio. Non vale, certo. Gli si è scollegato il pad, non vale, gli passa il gatto davanti, sono i tecnici Sky, quell'altro, poi scollegato il pad, si è scaricato il film. Ho preso lì solo perché si è scollegato il pad, stai zitto, va. Zitto, BM. Ma stai zitto, da bimbo. Vabbè. Ora ti tiro un po'. Ma stai zitto, guardate. Giuse, cos'hai fatto? Mi dispiace, ma Giuse, ma cosa match point, mi match point, un solo punto, un solo punto e vince. Un solo punto e vince. Vabbè, giusto che non mi sentono, perciò che cavolo chiedo. Oh, attenzione Giuse, raga. Devi morire. Mi curo, mi curo. Aruna pochissima vita, Aruna veramente pochissima vita. Quanto di vita, raga? Oddio. Vergognati, Mara, devi andare a letto. Match point per entrambi, raga, attenzione. 4-4, un punto. Questa è la partita della vittoria. Chi di voi fa un punto ha vinto tutto. Giocatevela bene. C'è Giuse Neground, ma Aaron, raga. Aaron gli ha tolto io un dica, bel po'. Non c'è il coraggio, attenzione. Spammi 90 e basta. No, è che sono troppo in alto al mio livello. Non ci arrivi manco con l'ascensore. Attenzione. Quanto vicino, raga. Quello poteva essere un headshot fatale. Fatale mia, per Aaron. Chiaro, che bot.
ma ti sei visto, madonna, come giochi? Dai, sei ma molte parole e pochi fatti, raga. Molte parole e pochi fatti. Non hai il coraggio di pusharmi. Sei un bot. Oh, no, cavolo. Non ho coraggio. Tu sei Negron. Dai, ma fatti uccidere. Aren, sai dove è lui? Aaron 90 di vita per che Aaron, rega, e penso leggermente meno per Giuse. Quindi più o meno vita stanno lì, insomma. Una che leggermente botte! Più, leggermente meno. Però Aaron in Aaron, attenzione. Attenzione, oddio, quanto vicino. No, raga, poteva editare il muro. Oh, no, l'ha missato, non ci credo. Molto brutta sta situazione, molto brutta sta situazione. Si tira gli scudi di entrambi, penso. Sono, raga, pari c'è vita. La sudarella, cioè, pari c'è vita. La strizza al culo, eh. Dai, tu c'hai il ventilatore, stai zitto. Parlate meno, più fatti, raga, vogliamo più fatti. Guarda, due spammi, guardati, guardati. Mi son visto. Vero che sei un figo. Sei un babbo. Allora, raga, gli tira giù tutto. Qua ti piglieranno tutti Giuse in giro. Guarda come salgo bene. Eccoli, raga. Uno, vai, contro uno, veramente. Tutta sfortuna. Giuse, no, raga, no, Giuse è molto in high ground. Ma non vedi, mamma, vai lì. Ah. Dai. Che sta dicendo? Guarda, mamma. No, Aaron. Oh my god. Niente. Io entro una hit a caso, io veramente. Ma che hit a caso, Aaron, sul muro. Scendi, vedi, non hai nemmeno il coraggio di scendere. Dai, stai zitto che... 72, 72, attenzione. Fra, ti piace la mia mira assistita? 36, dai, ma guarda. Let's go. E vince proprio lui. E vince Aaron, raga. Dichiarato ufficialmente vincitore. Mi dispiace, vince Giuse. Mi dispiace, Giuse, ma per veramente pochissimo. Per tipo 50 di vita, penso, ha vinto Aaron. Sì, lo so, ma dai, Cap, l'hai visto anche tu che bot. Madonna. Ha vinto lui. Mamma mia. Cioè, se lui è un bot, ti ha vinto, te cosa sei? Detto questo, raga, Aaron è dichiarato ufficialmente vincitore della sfida. Vi ricordo, raccolta con sorte un bel like. Codice Cap delle consigliate per non perdervi nessun altro video, raga, fondamentale. Perciò mi raccomando, supporta il creatore Codice Cap. Zitto, stai zitto, te Cap. Mamma mia, stai zitto. Instagram, CryptoPlayer Official. E, raga, oggi la sfida l'ha vinta Aaron. Ciao, ciao.